Abbiate speranza, andate avanti. Il Papa lo ha ripetuto a tutte le famiglie della SAE, le strutture abitative emergenziali che ha visitato personalmente a Camerino, prima tappa della sua visita nella cittadina in provincia di Macerata, colpita dal sisma di 3 anni fa. Pesanti sostegni di legno e acciaio tengono in piedi le mura di case da 2 anni e mezzo disabitate. Il grande silenzio che avvolge il centro di Camerino è interrotto dall'arrivo di Francesco, che dopo la visita al Duomo col caschetto dei Vigili del Fuoco Bianco e una preghiera davanti a una statua della Madonna danneggiata dal sisma, dice all'omelia della messa celebrata in piazza Cavour di essere qui per stare vicino alla popolazione. Sono qui a pregare con voi Dio, che si ricorda di noi, perché nessuno si scordi di chi è in difficoltà. L'arrivo del Papa ha voluto accendere i riflettori sulle sofferenze di un territorio in parte costretto a chiudere, che attende interventi promessi ma mai realizzati, chiede gesti concreti di prossimità. Sono passati quasi 3 anni, dice, e il rischio è che dopo il primo coinvolgimento emotivo e mediatico l'attenzione cali e le promesse vadano a finire nel dimenticatoio, aumentando la frustrazione di chi vede il territorio spopolarsi sempre di più. Il Signore invece spinge a ricordare, riparare, ricostruire e farlo insieme, senza mai dimenticare chi soffre. Nulla è più come prima, Camerino. La città che ha saputo resistere nel terremoto del 1799 non ha retto alle 2 scosse del 26 ottobre del 2016. La prima arrivò improvvisa alle 19:10, la seconda poco dopo, alle 21:18. La gente si riversò per le strade, scappò. Da allora in molte abitazioni il tempo sembra essersi fermato ad accogliere l'arrivo del pontefice, una folla gremita in piazza Cavour assieme alle autorità e al presidente della regione Marche. Andare nelle SAE, andare a trovare le persone è un segno di grande vicinanza, per noi un fatto molto importante perché accende di nuovo i riflettori nazionali. È evidente che rispetto alla ricostruzione gli strumenti che si hanno non sono sufficienti, non sono in grado di affrontare la cosa. Abbiamo più volte cercato di far valere la voce dei cittadini attraverso le nostre iniziative che chiedevano semplificazione. Abbiamo visto con l'ultimo passaggio il decreto convertito sblocca cantieri, che per noi non sblocca nulla. Allora il segno può essere anche di chi, siccome questa cosa non ha i riflettori, interessa meno chi deve fare i provvedimenti.